Saneaio, 12 agosto, è appena terminato il cerimoniale dell'inaugurazione del nuovo parco tematico equestre Madonna di San Pietro. All'interno c'era anche la presentazione del Cupello, ovvero il premio, il riconoscimento alla contrada che meglio si comporterà nei giorni del Palio, soprattutto nel corteo storico. L'autrice Sara Guerrini, già esecutrice dello scudo di Axai Bacchetta alcuni anni fa. La prima volta in Piazza dell'Orologio è stata grande, perché da contradaiola stare all'interno della propria piazza è un'emozione parecchio parecchio forte. Questa volta è un'emozione forse di una rinascita particolare, di quello che davvero Piancastagnaio si merita di avere, perché se quello che mancava a questo Palio era giusto la pista, e quindi arrivare nuovamente a donare un premio per il nostro Palio è ancora più grande la gioia sicuramente. Quello è il premio per il miglior corteo storico, ma in questo caso l'ho detto, è per la bellezza totale che il Palio e tutti i controdaioli regalano alla comunità. Quindi ecco, è la bellezza che ci salverà. La bellezza che ci salverà, devo dire, finalmente è anche un cupello che ripercorre anche la regola base del cupello, che è nella forma ma anche nel messaggio. Esatto, io da questo punto di vista sono abbastanza tradizionalista, e quindi ricercare non solo la forma ma il reale significato del premio era sicuramente l'obiettivo principale. E quello che ho sottolineato è che appunto ci sono queste foglie d'oro, che è il mio ormai marchio Fil Rouge, che incoronano e danno trionfo a tutto ciò che le contrade, il cavallo al centro, quindi il Palio stesso, regala come bellezza generale. Guerrini è una donna sempre più da Palio, posso dirlo, perché ormai si è conosciuta un po' in tutta Italia, e ha iniziato con questa immagine equestre del cavallo, quale migliore occasione, però pian pianino la tua arte sta evolvendo. Speriamo. E cosa ci racconti, cosa c'è in futuro? In futuro? Non lo so, sicuramente è un passo dietro l'altro, perché non immaginavo nemmeno che diventasse un vero percorso. Ho iniziato, diciamo, un po' per caso e poi è continuato per volontà. È cresciuto, è cambiato. Sto cercando di essere sempre fedele a me stessa, ma allo stesso tempo di evolvermi. Mi sta regalando veramente tanto, anche a livello umano, perché quello che voglio ricordare è che il Palio è fatto di persone, e arte, Palio e cavallo si intrecciano, quindi per me non può esserci niente di meglio in realtà. Quindi non so dove arriverà, spero più lontano possibile che continui, visto che le piste sono tonde, e che sia un circolo.